Buongiorno, allora li riporterò indietro, dice Don Rigoldi, storico cappellano dell'Istituto Penitenziario Minorile Beccaria. Avete sentito il lungo racconto di Don Rigoldi, da come un carcere definito modello negli anni invece poi è diventato un carcere con molti problemi, addirittura basta pensare che attraverso quelle impalcature cui i ragazzi sono scappati, annodando delle lenzuola, insomma quelle impalcature sono lì da 16 anni, è un carcere in ristrutturazione da 16 anni. Vi ricordiamo che sono scappati in 7, 3 sono rientrati, ne mancano ancora 4, ma come dire, c'è fiducia che nelle prossime ore i ragazzi rientrino, quelli che mancano, anche loro in carcere. Questo naturalmente ha aperto, come purtroppo spesso capita solamente in queste occasioni, ci siamo accorti del cosiddetto mondo di dentro, no? Di come si vive la situazione all'interno delle carceri. Questo è un carcere minorile, ci sono naturalmente tanti problemi anche e soprattutto nelle carceri dove sono detenuti gli adulti. Cominciamo da qui. Buongiorno Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Allora Maiorino, tra l'altro questo ha riaperto anche la discussione su quanto è stato stanziato in questa finanziaria, per esempio per il personale penitenziario, per gli agenti, insomma è un discorso che in qualche modo si tiene tutto, no? Infatti spiace veramente dover menzionare questo tema perché, come ha detto appena adesso Fusani, c'è un problema, diciamo, rispetto alle pene per i minori che va considerato a parte. Però probabilmente il silenzio del ministro Nordio è dovuto infatti ad imbarazzo, perché in altre occasioni ha trovato modo di dichiarare e dichiarare anche molto a voce alta, ad esempio, che le pene per i reati di corruzione non sono mai state un deterrente e quindi sostanzialmente non vale la pena, addirittura ampliando questo teorema a tutte le pene, quindi la pena non è mai stata un deterrente verso nessun reato. Ma qual è la verità? Che in questa finanziaria si sottraggono soldi a quel dipartimento, si tolgono milioni e milioni all'amministrazione penitenziaria, milioni e milioni alla giustizia e alla giustizia minorile. Quindi probabilmente il silenzio di questa maggioranza e del ministro Nordio è dovuto al fatto che in questa manovra di bilancio, che noi abbiamo sottolineato più volte, non ha un filo di coraggio, è assolutamente all'insegna dell'austerity e ha fatto cassa non solo sui percettori del reddito di cittadinanza, come abbiamo detto mille volte, ma sui servizi, ha fatto cassa sulla sanità, ha fatto cassa sulla scuola, ha fatto cassa persino sulla sicurezza, che è il cavallo di battaglia della destra, no? E invece se si vanno a guardare gli articoli della legge di bilancio si trova che sono stati definanziati anche i servizi per la sicurezza, quindi per l'amministrazione penitenziaria e per la giustizia. È veramente, io insomma chiedo anche agli elettori del centrodestra di informarsi veramente su cosa ci sta in questa finanziaria, perché questa luna di miele, che è normale, diciamo, quando un governo si insedia, quando poi vengono fuori i fatti, finirà alle ore contate la propaganda del governo Meloni rispetto a questa cosa. Se le persone si informano vedranno che saranno molto delusi da ciò che è veramente contenuto. Supevoli che la realtà siamo è in che guerra. C'è la sospensione del patto di stabilità ancora per quest'anno, quindi si sarebbe potuto, l'Italia avrebbe potuto approfittare comunque di questa finestra ancora aperta per fare una manovra espansiva e stanziare veramente più risorse. Invece che cosa scopriamo? Che i patrioti che hanno sempre gridato ai tecnocrati in Europa sono salvano gli alfieri, no? Sono gli alfieri della tecnologia. Attenzione con Salvano l'Italia, che fa alla fine come abolire la povertà. No, esatto. Siamo pronti, siamo proni, è stato un attimo. Un attimo, arrivo subito perché volevo sentire Maiorino quanto... noi stiamo capendo che nulla cambierà per le persone che vivono queste condizioni. E quando parliamo di RSA parliamo anche di aumenti, il costo della luce, cioè, tutta una serie di cose che insomma non può neanche andare troppo a influire su una retta, no? Poi assolutamente, soprattutto se sei in convenzione con la regione, poi privatamente è un altro discorso, però
già l'operatrice dice: noi abbiamo già capito che insomma sostanzialmente per noi non cambia nulla. In un paese con una popolazione, sappiamo benissimo, davvero tra le più vecchie del pianeta, e non ci sono, diciamo, prospettive di miglioramento in questo senso. In pandemia abbiamo visto quanto questi servizi sono essenziali, quanto la sanità è essenziale. Noi abbiamo insistito perché alcune funzioni della sanità ritornino ad essere centralizzate. C'è un disegno di legge che stiamo spingendo perché venga quantomeno calendarizzato. Perché non si può abbandonare, in questo caso parliamo di persone anziane, ma in generale i LEP, i servizi essenziali non possono essere discrezionali a seconda di dove si nasce, si ha la fortuna di nascere in una regione dove la sanità bene o male offre delle cose, altrimenti no. Ma anche qui, che cosa hanno fatto i coraggiosi patrioti dei neantri nella legge di bilancio? Scusate, però le cose vanno dette. È la bufala del mattino. No, non è la bufala del mattino, perché sulla sanità ci sono un paio di miliardi per far fronte al caro energia, al caro bollette, e basta. Per il resto si taglia, si razionalizza, non c'è assolutamente nessun tipo di investimento. Prendete il MES sanitario. Quindi non sento... Prendete il MES, dice... Credo che adesso Giorgia Meloni, che urlava contro Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, accusandolo di aver preso il MES, cosa che non ha fatto, adesso faccia questa richiesta a Meloni, che probabilmente ha già risposto, dovrà... non lo prende neanche. Eppure dovrà ratificarlo. Ha detto perché... firmo col sangue, non so altro che ha detto. Che... C'è un tema oggi, Maiorino, che insomma la stampa ci propone, ma insomma, lo conosciamo, ma in questo caso porta l'esperienza di un signore, padre di due ragazze disabili a Scampia, che dice: sono pronto a rinunciare al sussidio, voglio lavorare, non essere assistito, ma trovo solo opportunità fuori dalle regole, 12 ore al giorno. Premessa, per 700 non euro questo è indegno, signore, così non riguarda questo reddito. Signore, la misura c'è è del nostro governo in questo paese. È il mercato del lavoro così come ha sempre funzionato e come purtroppo in molti casi continua a funzionare. Questo è tossico, cioè il mercato del lavoro il nero, il mercato del lavoro sottopagato, i lavoratori poveri che percepiscono il reddito di cittadinanza semplicemente per arrivare ad un livello di dignità sono moltissimi. I giovani, di cui si parla tanto, che sembra che compongano la maggior parte dei percettori, sono l'1,5%, quindi un'inezia. Ma invece mezzo miliardo, altro che per le politiche del lavoro, per investimenti, magari fosse così, ma questo dubbio non ha motivo di sorgere a leggere la legge di bilancio che è stata appena approvata alla Camera, perché mezzo miliardo invece per le società di calcio di Serie A, quello si è trovato. Cioè, ma non il è linguaggio vero, violento, non è... il servizio, cioè, ma come non è non vero? Non puoi dire ma cose che non sono... è verissimo. Non c'è stato un il euro di sconto alle società violento, sportive, neanche un euro di sconto, violento. Una rateizzazione. Abbiamo ascoltato in quella carrellata del servizio, questa poi è ancora la cosa più pericolosa. Qui si parla di milioni di persone che hanno la sola colpa di non avere sufficienti sostanze per andare avanti, e c'è questa criminalizzazione, parassiti, nulla facenti, di tutto si è sentito, è scandaloso. E non sono neanche d'accordo sulla separazione delle politiche attive con invece un assegno di supporto, perché non è quello che ci dice l'Europa, perché non è quello che fanno i paesi con i quali noi abbiamo, diciamo, l'orgoglio di guardarci alla pari. In Germania c'è esattamente il reddito di cittadinanza, il Bürgergeld, che l'hanno anche aumentato. Ma e funziona esattamente. Ma non è un'altra, un'altra cosa. Cosa. E non ma ha prodotto quel milione di revoche che dal 2019 ha costellato di truffe il reddito di cittadinanza. Un milione di revoche. Un milione di percettori. No, gli esponenti di Fratelli d'Italia, quando si parla di gente per l'impiego, si mettono a ridere. Io mi vergogno di un paese che ha una mentalità. Sì, sì, che ha una mentalità provinciale. I centri per l'impiego, io a Londra ero nel 94 a fare la cameriera, a cercare lavoro, a fare la mia prima esperienza lavorativa. I job center a Londra già allora erano una cosa meravigliosa. In Germania ci stavo nel 2012,
Vado in una Beizamt in Germania. Ma abbi pazienza, l'hai abolita la povertà? Se leggi davanti i dati della, 100.000 5 milioni di poveri, mi pare che non sia. Le tedesche non hanno niente a che vedere con la bruciata della povertà e con le misure di politica sociale per contrastare la povertà. No, perché contrastano anche la disoccupazione. Invece ci ho vissuto in Germania anche io. Reintroduzione dei voucher. Parlate dei mini job. Niente salario minimo. Reintroduzione dei voucher. Niente salario minimo. Quindi assolutamente precarizzazione selvaggia e lavoro sottopagato. Questo arrivo, Claudia, arrivo.